Ben ritrovati, nuovo appuntamento di Monte Futsal Sud Pontino, il format settimanale che parla del calcio a 5 del Basso Lazio dalla Serie B fino alla Serie D femminile. Partiamo con la Serie B, come sempre. Questa volta il Fondi Calcio a 5 ha fatto vedere di che pasta è fatta fuori casa contro la formazione prima in classifica, sicuramente. È riuscito a fare il bottino pieno contro il Monte, contro il Fondi Calcio 5, ma il Fondi Calcio 5 ci ha messo di suo nel match e l'ha fatta fino alla fine. Quindi, infatti, la partita è terminata per 3-2 in favore del Prato Rinaldo, ricordiamo attuale capolista del girone. Per il Fondi Calcio 5 sono andati in rete Olleia e Di Martino, soliti giocatori sempre presenti in questo campionato. Quindi bisogna comunque stringere i denti e continuare a crescere in questa stagione che sembra essere alquanto sfortunata. Non si riesce a fare risultato pieno perlomeno per 3-4 domeniche di seguito, si riesce a fare qualcosa a livello di unica giornata. Quindi sconfitta contro il Prato Rinaldo, la classifica vede il Prato Rinaldo 28 punti, a seguire il Nova Cali Sport 27, l'Acquedotto 26 e il Fondi Calcio 5 si trova a ultima classifica, penultima classifica con 3 punti, visto che la Real Torgianese è stata esclusa, è stata penalizzata di molti punti. Quindi vediamo infatti il discorso legato alla Real Torgianese, formazione che continua a perdere, avendo epurato tutta la rosa di inizio stagione che puntava a un campionato di alta classifica. Prossimo turno, che non è appunto domenica, sabato prossimo, ma il prossimo 1º febbraio, quindi ci sarà una settimana di pausa per il Fondi Calcio 5, giocherà in casa contro la formazione dello Sporting Odigiani, altra brutta gatta da pelare. Quindi sicuramente, insomma, in questa settimana il tecnico De Simone dovrà preparare bene la sua formazione, che credo onestamente che debba essere rimpinguata in rosa, perché comunque troppo tempo che la squadra non riesce a vincere. È chiaro che comunque, essendo un esordiente di questo campionato, è complicato anche per il livello della squadra, ma credo che comunque sarebbe il caso di fare un ulteriore sforzo e cercare di ritoccare la rosa per questo finale di campionato, che potrebbe essere sicuramente difficile e complicato. Per la C1, appunto, abbiamo il match della Ginnastica Studio Fondi, che è stata sconfitta in casa dall'Olympus, ma l'Olympus è formazione terza in classifica, quindi probabilmente poteva anche essere prospettata una sconfitta, ma a quanto pare la partita, la Ginnastica avrebbe meritato anche un risultato di parità. La marcatura, ricordo il risultato, 2-1 per Olympus Calcio a 5. Rete per i fondani ad opera di Angeletti, ripeto, poteva essere una partita che la squadra locale, la squadra fondana, poteva anche portare a casa un pareggio contro una formazione sicuramente di spessore molto alto. È chiaro che comunque gli errori si pagano, quindi l'Olympus porta a casa un risultato pieno, adesso la classifica vede il Circolo Tennis Euro 37 punti, Lazio Calcetto 35 e appunto Olympus 33 punti. La Ginnastica Studio Fondi si trova ancora a 22 punti, metà classifica, ma c'è bisogno onestamente di provare a fare un risultato utile. Certo, sabato prossimo non sarà facile, stessa cosa si gioca contro la formazione del Capitolina Calcio a 5, che attualmente è quarta in classifica, quindi altra partita interna complicata, ma bisognerebbe provare almeno a portare all'incasso un punto, un risultato positivo. Per questa partita che abbiamo parlato con l'Olympus, abbiamo un servizio filmato ad opera di Luca Figuccio, per noi, che era presente al Palasport di Fondi. Legend.
Andiamo alla Serie C2, girone C, quindicesima giornata. Il Minturno vince per 6-3 contro il Città di Minturno, quindi dimostra la sua superiorità, ma al Minturno ha creato sicuramente qualche problema la formazione di Andrea Cardillo, quindi Giampiero De Clemente può essere soddisfatto della sua squadra, che comunque non è partita per fare un grande campionato, ma mantenere appunto la zona di tranquillità. Minturno si sa che era partita con una squadra che comunque è stata rivoluzionata durante la stagione, quindi adesso è formazione imbattibile, formazione che adesso deve solo arrivare allo scontro di ritorno contro il Real Castelfontano, se il Castelfontano non fa errori durante il campionato, e vedere chi delle due potrà fare la salita in C1. L'altra formazione pontina, il Terracina, è stata battuta in casa dall'Igos Aprile Calcio a 5, quindi 2-1 il risultato finale. Per il Terracina è un marcatore vestoso, quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato in queste ultime giornate per il Terracina, quindi una sconfitta che adesso deve essere subito riscattata, perché inizia a scendere la classifica e bisogna mantenere perlomeno la zona medio-alta della classifica e poi arrivare al termine della stagione per una buona posizione di classifica e non rischiare situazioni che non sono gradite. La classifica: Real Castelfontana, ripeto, 39 punti, segue Minturno 38, Anni Nuovi Ciampino 32, Igos Aprile 28, via via Città di Minturno 21, dietro a un punto c'è il Terracina Calcio a 5, ultimo in classifica il Pontina Futsal con 6 punti, ma ovviamente la squadra candidata a scendere in categoria inferiore. Ricordo che comunque il Minturno ha avuto anche la partita del Velletri vinta a tavolino, quindi per questo motivo la classifica appunto si è ridotta a un punto rispetto al Real Castelfontana. Il prossimo turno il Minturno, scusate, giocherà contro Lanzio Lavinio, mentre Città di Minturno contro il Velletri, la formazione del Velletri, e infine l'Amico Cisterna giocherà contro il Terracina. C'è anche da un discorso legato alla Coppa Lazio da parte del Minturno, che sicuramente avrà un'altra possibilità di poter giocare in Coppa, c'è stato l'accoppiamento. Quindi il Minturno adesso ha questa possibilità di poter giocare in Coppa, essendo stata qualificata agli ottavi di finale, e giocherà la prima partita il prossimo 8 febbraio contro Città di Paliano e poi giustamente ritorno il 15 febbraio, sempre di sabato. Quindi i quarti di finale ci saranno il prossimo 11 marzo e 25 marzo, e la finale 4 il 3-4 maggio. Quindi speriamo, insomma, che Minturno sappia guadagnarsi anche questa finale, che sicuramente è una bella vetrina per la città di Minturno. Quindi mi sembra che per questo campionato è tutto. Appuntamento a fra poco per parlare appunto di Serie C femminile. Eccoci alla Serie C femminile. Questa settimana la Vis Fondia ha osservato un turno di riposo per discorso legato al calendario, e quindi non ha giocato e adesso dovrà giocare il prossimo sabato. Nel frattempo ricordiamo la classifica di questo girone: Football Club 40 punti, Virtus Ciampino 38, Coppa d'Oro SC Coppa d'Oro 35, 12-80 34, Briciola Roma 31, Unito Torino 27, Real Balduina 26 insieme a Roma Calcio Femminile che ne ha 25, Casal Torraccia 20, Vis Fondi 18, a seguire Lazio Calcetto 16, Ress Roma 11 punti, La Rosa dei Venti 9, Capitolina 6 e infine Montefiascone 4 punti. Quindi la classifica non è sicuramente malvagia per la Vis Fondi, che si trova un po' più su della zona pericolosa. Dovrebbe cercare nelle prossime giornate di fare qualche risultato in più, e quindi giustamente l'ultimo risultato avuto è stato quello di sabato scorso in casa, quindi vittoria importante contro la prima della classe al tempo Virtus Ciampino. Quindi sicuramente, insomma, è un merito da parte della squadra e del tecnico Iorio. Da ricordare tra l'altro che qui c'è anche la Claudia Testa, che si trova seconda in classifica con 22 reti, quindi
un acquisto, quello dell'ultimo ore, che sicuramente è stato importante. Quindi prossimo turno fuori casa per la Vis Fondi contro il Casal Torraccia, mentre la prima della classe Football Club giocherà appunto in trasferta anche lei contro il 1280, quindi sicuramente insomma una giornata interessante. Quindi appuntamento anche per questo campionato alla prossima settimana. Bene, siamo all'ultimo blocco di campionati, la serie D maschile e femminile. Sicuramente insomma, due campionati, tre campionati che hanno un grosso interesse da parte nostra. Per il girone A abbiamo appunto la vittoria rotonda del Real Terracina contro il Parrocchio San Giuseppe in trasferta per 8-3, scusate. Quindi importante questo proseguo da parte della formazione di Amerigo Vincinilli, che sta dimostrando di essere in perfetta salute. La Virtus Terracina invece viene battuta per 10-2 dal Flora 92, quindi rimane una situazione non ottimale. Classifica: Real Podgora comanda con 32 punti insieme all'Unita d'Aprilia, mentre il Real Terracina si trova a 28 punti. La Virtus Terracina è invece a 6 punti, penultimo in classifica, e la Virtus Latina. Prossimo turno per questo girone A da parte delle due formazioni di nostro interesse sono appunto che la Virtus Terracina giocherà fuori casa contro la Virtus Scalo e il Real Terracina ancora fuori casa contro l'Unita d'Aprilia, formazione attualmente prima in classifica. Quindi il primo big match per la formazione di Mincinini, che potrà dimostrare di essere alla pari di questa formazione apriliana. Per il girone B abbiamo il Vis Fondi che si candida alla vittoria finale. Adesso ha preso il titolo aleatorio di campione d'inverno, vincendo per 10-2 contro il DLF Formia. Invece l'Atletico Sperlonga batte il Palavagnolo per 2-1, ma qui c'è qualche piccolo problema da parte del tecnico ospite, che a quanto pare non è stato contento della prestazione dell'arbitro di questa partita. Ancora Atletico Gaeta Olympus Sporting Club, di cui abbiamo le interviste 4-3 per l'Atletico Gaeta. E infine San Giovanni Spigno che espugna il campo del Formia 1905 con il risultato di 6-1, bella prestazione da parte della formazione spignese. E ancora Old Orange che riempie di gol l'Atletico Marano con 11-2 e Virtus Fondi pareggio in casa con lo Sporting della Cina per 4-4, ma sapete tutti che questa partita conta poco e niente. La classifica, ripeto, 37 punti per Vis Fondi, campione d'inverno, Old Orange 97-31 insieme a Atletico Gaeta e ancora Marano la 23, Virtus Spigno 21, Olympus Sporting Club 20 punti, a seguire Sporting della Cina 19 insieme a Atletico Sperlonga, Palavagnoli 15, Virtus Fondi Calcio 5 10, DLF Formia 9 e poi ancora Formia 105 6 e giustamente Ventotene e Virtus Fondi Calcio 5 0 punti. Il prossimo turno Atletico Sperlonga Vis Fondi, Atletico Gaeta Palavagnoli, DLF Formia 3 Menzuoli, Formia 105 Olympus, Old Orange 97 San Giovanni Spigno, Sporting della Cina Atletico Marano e infine Virtus Fondi Calcio 5 contro AS Ventotene. Ascoltiamo le due interviste di fine partita, il match fra Atletico Gaeta e Olympus, al tecnico Valente dell'Atletico Gaeta e a un giocatore dell'Olympus di Nitto. Loro sono una squadra che si conoscono da anni, un gruppo consolidato, hanno inserito dei ragazzi, però sono una squadra sempre da prendere con le mani. Infatti il grosso carattere hanno avuto agonisticamente presente ed è stato difficile, molto difficile. Noi abbiamo peccato di qualche ingenuità al primo tempo. E poi invece il gruppo, la forza del gruppo, nessuno è riuscito. Certo, per la verità sicuramente il gol del pari è stato regalato dalla squadra avversaria, ma Macone era lì pronto a metterla dentro, no? Certamente, abbiamo fatto dei regali anche noi, ma durante una partita accade, da una parte e dall'altra, devi essere pronto ad approfittare. Mi hanno parlato di nuovi innesti in squadra che non c'erano oggi, tipo
lo Scaurese, sì, appunto. Tipo Corona, sì, oggi non c'era, era con la febbre, ci dispiace, è entrato a far parte del gruppo da una settimana e siamo contenti di avere una persona di esperienza come lui che ci può far crescere. Andò, Steven! Altre novità non ce ne sono, no? No, 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 va bene così, beh, novità che siamo sempre comunque senza strutture sportive, una città come Cagliari, questa è una cosa tristissima, però la conosciamo, è un dato di fatto e andiamo avanti. Sì, sicuramente possiamo prendercela con la sfortuna, anche perché comunque la partita per noi era sicuramente importante, il risultato purtroppo non ci ha sorriso, però comunque dobbiamo soltanto trarre il positivo da questa sconfitta e cercare di ripartire, anche perché c'è tutto il girone di ritorno e la possibilità di poter fare bene. Come hai visto questo Atletico Gaeta? Primo tempo sotto di 2-1, poi nel secondo tempo ha recuperato anche grazie a qualche errore di troppo da parte del portiere vostro, no? Beh sì, sicuramente loro sono una squadra importante, hanno un giocatore come Sorrentino molto forte che avrebbe sicuramente fatto una partita importante, noi lo sapevamo. Ci siamo comportati bene, comunque loro erano in casa, dovevano vincere, hanno dato tutto. Noi anche ci siamo impegnati, non siamo riusciti a raggiungere lo stesso risultato, però comunque loro adesso sono in una posizione importante e anche per loro sicuramente il giorno di ritorno sarà molto molto interessante. Il portiere purtroppo, cose che succedono, una giornata storta può capitare a tutti, ma conoscendo Domenico sarà una persona che riuscirà sicuramente a riprendersi e anche per lui prospetto un bel girone di ritorno. Anche perché credo che comunque l'Olympus quest'anno è partito per fare un buon campionato, non credo per puntare alla vittoria, no? Diciamo che la vittoria non è proprio il nostro obiettivo stagionale, però comunque noi guardiamo partita per partita, ci impegniamo giorno per giorno cercando di guardare, ecco, anche come si comportano le altre, sicuramente, ma noi facciamo il nostro e poi la classifica parlerà per noi. Torniamo in studio per chiudere il programma con il quadro della serie di femminile. Abbiamo appunto il girone dove sono presenti Gaeta, Spigno, Ginnastica Studio e Formie. L'Atletico Gaeta perde in casa per 6-0 ad opera del Torrice dopo il recupero positivo in settimana contro la formazione del Giulianello. Mentre la formazione Ginnastica Studio Fondi pareggia per 2-2 contro l'Atletico Cisterna, San Giovanni Spigno giustamente viene battuta per 4-1 dal Forum 1905, la formazione che insieme adesso alla Liri Calcio 5 è prima al Liri Calcio 2013 e prima in classifica, da considerare sicuramente che è un campionato che volge al girone di andata, quindi entrambi sono campioni di inverno e quindi si dovrà discutere tutto durante la fase di ritorno per vedere quale sarà la migliore di questo girone tra Formia e Liri Calcio 2013. Quindi classifica, ripeto, Liri Calcio 2013 36 punti insieme a Formia, la formazione dell'Atletico Gaeta si trova a 12 punti, San Giovanni Spigno 6 e Ginnastica Studio Fondi 4 punti. Chiudo la classifica qui da Giulianello con 3 punti. Da rilevare che Giacinta Carnevale formiana, ma adesso accasatosi al Liri Calcio 5, si trova al Liri Calcio 2013, si trova con 20 punti all'incasso. Prossimo turno per quello che riguarda questo campionato, si parte dalla prima giornata di ritorno. Il Atletico Gaeta sarà fuori casa contro il Cervaro, il Forum 1905 Calcio sarà contro Broccostello Santo Padre, San Giovanni Spigno Liri Calcio 2013 e infine Ginnastica Studio Fondi Priverno Repini. Mi sembra che anche per questo programma, questo appuntamento di Ponte Funzal Sud Pontino è tutto, appuntamento alla prossima settimana.